Sposami, un percorso illuminante per il 13° Salone della Sposa e della Casa. Sabato 14 gennaio alle 16.30 al centro fieristico Le Ciminiere di Catania è stato inaugurato Sposami, il 13° Salone della Sposa e della Casa. Il famoso salone italiano, organizzato dalla Expo di Barbara Mirabella, è aperto dal sabato 14 gennaio sino a domenica 22. Una 9 giorni piena di iniziative, premi, show, sfilate, brindisi, degustazioni, confetti e tanta allegria tra i 250 luminosi stand distribuiti in 12.000 metri quadrati alle Ciminiere di Catania. Allora, Sposami ha fatto davvero 13 quest'anno, 13 anni di storie d'amore, un amore che ci lega a tutti i matrimoni siciliani. Ne abbiamo sposate migliaia e speriamo di sposarne ancora migliaia in questi 9 giorni. Pensate, 12.000 metri quadri di esposizione, non solo stand, che lasceranno sognare e immaginare ciò che è perfetto per il proprio giorno del sì, ma anche tantissimi eventi. Una kermesse fatta di appuntamenti, di sfilate di alta moda, sposa e cerimonia, di videomaker, ma soprattutto abbiamo un menù di nozze speciale, un menù di nozze che darà la possibilità, pensate, una saletta dove gli sposi potranno prenotarsi e testare il proprio menù accompagnati dagli chef migliori della Sicilia, così in maniera sartoriale disegnare il vero banchetto di nozze. E poi tantissimi show, giochi a premio, qui si vince un intero matrimonio, quindi impossibile non venire e lasciarsi trasportare dalla magia di questo grande salone dei siciliani. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Catania Enzo Bianco, il sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione, l'europarlamentare Salvo Pogliese, il commissario antimafia della regione Sicilia Nello Musumeci e il deputato dell'assemblea regionale siciliana Nino D'Asero. Direi che qui c'è professionalità, c'è un modo di trasformare un grande evento come un matrimonio in un evento che ha anche una grande ricaduta civile ed economica insieme. Civile perché viene prestato il meglio di quello che viene prodotto in tutta Italia e anche qui in Sicilia, in modo da offrire a coloro i quali hanno intenzione di sposarsi, e speriamo che siano sempre di più perché abbiamo bisogno di nuove famiglie, abbiamo bisogno di vita, abbiamo bisogno di guardare al futuro, di offrire il meglio che è possibile offrire. E dal punto di vista economico, perché qui c'è una realtà economica enorme, gigantesca, significano imprese, significa lavoro, significa trasformare un evento felice come il matrimonio in una grande opportunità anche economica. Ecco perché sono qui, ecco perché sono felice che ci sono ancora più imprenditori oggi che stanno mostrandosi e stanno mostrando le loro cose, ecco perché Catania è una città che guarda con serenità al suo futuro. Un evento che è in crescita, un settore che è trainante anche per l'economia, sempre più coppie che si sposano. Beh, io è il terzo anno che vengo da quando sono sindaco di Catania e sindaco della città metropolitana e devo dire ogni volta c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di più bello, di più sfizioso, di più creativo. Allora questo vuol dire che qui da noi ci sono e c'è l'opportunità di avere, diciamo, di avere il meglio del meglio. Catania è una città in cui ci sono grandi opportunità che stanno trovando fiducia in se stessa, grazie anche a questi imprenditori. L'augurio per le nuove famiglie che si formeranno magari proprio qui in questa fiera. Beh, chissà che non ce ne siano tante che stanno venendo qui e che abbiano tanto futuro, tanta serenità, tanta positività, che i loro figli possano crescere in una Sicilia bella, meravigliosa, in un'Italia bella, meravigliosa, in un'Europa che torna a essere il continente trainante del mondo. Un augurio di felicità e di serenità. Grazie sindaco, buon lavoro. Pronta per essere fotografata e ammiratissima la prima chiesetta dell'amore, dove si sono vissuti grandi momenti all'insegna dell'eleganza, dello stile, delle emozioni e smartphone alla mano e i primi selfie. Barbara, siamo qui nella chiesetta di Sposami. Quest'anno abbiamo messo su anche una chiesetta, non manca niente. Ci sono tante novità quest'anno, un piano in più, la chiesetta. Abbiamo fatto 13, pensa, abbiamo aggiunto un terzo piano, tutto col 3, un terzo piano stupendo, 3.500 metri quadri di stand, ma soprattutto un'area eventi pazzesca. Sai che noi amiamo condire il nostro menù di nozze di tante novità e davvero per 9 giorni sarà impossibile non lasciarsi stregare da questa grande magia che è un salone davvero storico per i siciliani e per tutti i meridionali.
magari le sfilate innanzitutto, l'alta moda sposo, sposa e cerimonia, i tanti e tanti concorsi e giochi che rendono unico il nostro salone, giocare con la fortuna mentre ci si gode i bellissimi stand, i fotografi, i fiorali, le liste nozze, le location per ricevimenti, il wedding planner, impossibile davvero non trovare il fornitore giusto. E poi una chicca, quest'anno abbiamo messo su il wedding test, che poi detto in italiano non è altro che una sala molto molto bella attrezzata con Blue Lab, dove i futuri sposi potranno iscriversi anche attraverso il nostro sito o attraverso i nostri social network per provare il menù di nozze, un calendario fitto con tutti i migliori catering della Sicilia, scegliete il vostro chef, scegliete il vostro catering e venitelo a provare in fiera, un'ora a voi dedicata, disegnate in maniera sartoriale il menù che più vi piace. Abbiamo avuto modo di vedere tante personalità oggi all'inaugurazione di Sposami, quindi non solo il settore commerciale ma anche la politica sposa Sposami. Guarda, io vado abbastanza orgoglioso di questa perché credo che Expo con le sue iniziative, quando si muovono 270 imprenditori, la politica non può e non deve e non desidera rimanere sorda. Questa, mi piace che mi fai questa domanda, è una grande kermesse di gioia, di sentimenti, ma è un grandissimo motore economico per la mia regione. Io sono davvero felice come imprenditore di mettere su un'iniziativa che muove più di 500 maestranze, che per 15 giorni mette in moto un'energia pazzesca che poi sviluppa business per tanti amici che fanno di questo il loro lavoro. Non soltanto media siciliani e regionali, ma ho visto anche un network nazionale, c'è anche Sky. Anche Sky, questa è una cosa molto carina, in pratica gli sposi possono venire a fare i casting, c'è già una fila pazzesca allo stand di Sky, perché verranno selezionate tre coppie che diventeranno le coppie protagoniste di un programma famosissimo che andrà su Sky, sai che la gente adesso è vanitosa, quindi si potranno sposare e anche diventare una coppia molto celebre. Interessante è la presenza di futuri sposi addirittura stranieri, venuti in fiera per decidere con calma i fornitori ideali per il proprio matrimonio da sogno in Sicilia. E ovviamente scatteranno sin da subito tutti i concorsi a premi ufficiali della fiera, i modelli sposi, futuri sposi in passerella e tanti altri concorsi. 13esima edizione di Sposami, oggi l'inaugurazione, anche l'onorevole Pogliese presente qui. Ma è un dovere credo istituzionale, al di là dei vincoli di stima effettivi che mi leggono a Barbara Mirabella, perché questo evento ha una valenza non soltanto catanese, regionale, ma superati i confini della nostra regione, con oltre 300 espositori, con 12.000 metri quadrati, con la qualità e l'eccellenza su un settore di grande valenza che determina ricadute economiche per il territorio molto significative. Appunto per questo a Expo Barba Mirabella, gli imprenditori che con grande tenacia investono ingenti risorse, ma certamente il plauso dell'istituzione. Siamo con il presidente Nello Musumeci, ormai presidente per tutti, è rimasto così per Catania, perché i suoi 9 anni di presidenza. È bello. Allora, siamo oggi qui in un evento particolare, c'è l'inaugurazione di Sposami, e anche lei qui presente. Intanto il matrimonio resiste. E questo è un dato del quale prendiamo atto con piacere. E da noi, in Sicilia in particolare, resiste con i riti, con le tradizioni, con i costumi che si sono consolidati nel tempo. Insomma, oggi un matrimonio diventa un investimento per chi opera nel settore. Noi siamo contenti di prendere atto come ancora una volta le ciminiere diventino una vetrina per la domanda e l'offerta per l'incontro. Ed io sono particolarmente contento perché, come sapete, le ciminiere le ho aperte io nel marzo del 96, quando erano ancora incomplete, quando erano in mano ai vandali, e volevamo allora proprio farne un centro espositivo, un centro culturale e museale, un centro congressuale. Ci siamo riusciti. Questa vetrina, grazie anche alla tenacia di Barbara, è diventata un luogo di grande prestigio, oltre 250 espositori per il tema della sposa. Vedo che c'è tanta eleganza, c'è tanta innovazione, c'è tanto artigianato, c'è tanta creatività, c'è tanto agroalimentare, c'è tutto quello che serve per fare della Sicilia un punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo. Dobbiamo lavorarci. Se
ci fosse un governo regionale degno di questo nome, beh, potremmo avere risultati diversi. Ma speriamo sempre in tempi migliori, non dobbiamo mai arrenderci. Io sono qui per rendere omaggio a Barbara e alla società che ha organizzato questo evento, e tutti i siciliani non possiamo che esserne orgogliosi. La fiera si potrà visitare tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 21 e sabato e domenica dalle ore 10 alle 22.